Buonasera, iniziamo il test driver di questa Mercedes classe A 150 benzina, motorizzazione con la distribuzione a catena, motore molto robusto e un motore anche predisposto a farlo diventare GPL e renderla ecologica. La vettura, allora facciamo il check, tutte le spie si accendono e si spengono regolarmente tutti. Allora, la vettura ha 98.000 km. Perfettamente equilibrata e dritta anche in frenata. Leggermente a destra il volante, ma di poca importanza. Benissimo, una slitta e non fa rumore anomali. Allora, prima cosa l'aria condizionata, che già l'ho accesa perché fa molto caldo, esterno 40 gradi, uscita aria condizionata 5, ventilazioni, bene tutte, radio. Pagine,
cambiamo le stazioni anche da qui. Benissimo tutto. Stanno lavorando. Il board già l'ho provato, nessun messaggio, errori, nessun messaggio. Allora, per i posteriori elettrici, tutti e due funzionanti, anteriori. Ok, specchietti, a sinistra, la registrazione. Destro, ok, chiusura, questa è anche la chiusura per il parcheggio, le centralizzate tutte funzionanti, luci, ok, direi che è tutto perfettamente funzionante. Volante in pelle sano, la strumentazione è tutta in ordine, anche i sedili, ben lucente, le linee sono tutte ben parallele, questa versione Elegance che ha anche i cerchi in lega, la radica interna e le varie cromature sulle maniglie e sui paraurti, il segno posteriore sinistro, il leggero segno sempre da parcheggio posteriore destro, un leggero segno anteriore destro. Vediamo le gomme, sette e nove anteriore destro. Sei e sette, sei e cinque, scusate, sei e sei posteriore destra. E 7 posteriore destra, sinistra, e anteriore, non riesco a metterlo, 8 e 6 anteriore sinistra. Aprendo il cofano, ribadisco l'ottimo stato della vettura, che non è stata forzata. Vedo un occhio silenzioso, la lineare, confermo l'ottimo stato della vettura e sono 98.000 km.